lancio di 69,8 metri, Lorenzo Spinola, bresciano di 26 anni, si è aggiudicato la quinta tappa del campionato nazionale di lancio del telefonino, che si è svolta nel piccolo borgo umbro di Monte Santa Maria Tiberina. Il concorrente ha sfiorato il record nazionale di 71,11 metri, raggiunto da Francesco Faraglia, 34enne di Rieti. Molto emozionato di fronte alle telecamere, non pensavo di vincere, è andata bene e si spera bene anche nella prossima tappa a Desenzano, se non mi sbaglio. È un'attività per cui ti sei allenato? No, non mi alleno più a causa infortuni, ma sapevo di avere comunque un bel tiro e l'ho tentata. Un'iniziativa accolta con entusiasmo da parte della comunità locale, organizzata agli impianti sportivi del paese dalla Proloco Monte durante la sagra della porchetta e dei fagioli con le cotiche. La vincente gara ha visto giocatori di ogni età, dalla più piccola partecipante di soli 2 anni a signori ultra ottantenni, non solo umbri ma provenienti da Lombardia, Lazio e Marche, tutti intenzionati a cimentarsi con il curioso gioco in un pomeriggio di svago e divertimento. Abbiamo voluto aggiungere a questa sagra, che ormai è alla 21esima edizione, un qualcosa di particolare. Siamo riusciti a portare questo campionato di lancio del telefonino, che finora si era sempre mosso nelle grandi città, soprattutto turistiche, e con un po' di corte all'ideatore Massimo Galeazzi siamo riusciti a farlo venire in questo paesino sperduto dell'Umbria, ma con tante bellissime caratteristiche, un paese medievale. Quando gli ho spiegato com'era la festa, com'era il paese, ha accettato ben volentieri. Com'è andata questa giornata? Assolutamente bene, abbiamo portato centinaia di persone qua in questa montagna, abbiamo fatto circa 450 lanci, veramente un grandissimo successo, veramente un pubblico anche che voleva guardare questo gioco così stravagante. Abbiamo trovato anche dei veri campioni, perché ci sono stati qua dei personaggi dove hanno lanciato 69 metri, quindi vicinissimo al lancio nazionale. Portare questo gioco qua in montagna era una scommessa vinta. Tra i prossimi progetti? Il prossimo progetto è creare delle scuole che insegnino la disciplina del lancio del telefonino, quindi qualsiasi persona che vorrà seguire questa nuova scommessa, che ci contatti. Il nostro sito è www.lanciodeltelefonino.com e quindi vi aspettiamo.